due giorni di incontri e aggiornamenti ad Atena Lucana per parlare di pediatria territoriale e ospedaliera. Un incontro voluto fortemente dal dirigente del reparto pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla, Teodoro Stoduto, con i pediatri del territorio. Ascoltiamo le parole del dottore e il motivo di questo incontro di aggiornamento che ha visto una massiccia partecipazione di professionisti. Questo è il primo corso che si tiene in presenza nel post-Covid. Il corso è un corso che si articola su argomenti neonatologici, in realtà è prettamente neonatologico e si tratteranno argomenti di grossa importanza, quale può essere la rianimazione neonatale e poi la cosa importante, le linee guida, le nuove linee guida che tutti noi dobbiamo conoscere per offrire il meglio ai neonati che nascono nel nostro plesso ospedaliero. Noi vogliamo far sì che chi nasce a Polla deve avere la stessa assistenza di chi nasce in centri più importanti, quale può essere Salerno, Nocera o anche altri centri della regione. Una parte teorica, quindi con delle lezioni fatte dai neonatologi, e una parte pratica. La parte che riguarda le abilità manuali è una parte importante, perché quando siamo in sala parto, in sala operatoria, dobbiamo essere veloci, rapidi, dobbiamo conoscere bene quello che c'è da fare e lo dobbiamo fare molto rapidamente perché il tempo è poco. Ricordiamo che il reparto di pediatria di Polla, proprio con questa sua, le capacità dei professionisti che ci lavorano, hanno salvato diversi bambini, anche neonatali, nei casi recenti, qualche mese fa. Abbiamo avuto la fortuna di aver seguito anche un bambino di Eboli che era stato prima a Salerno, poi è venuto a Polla, è stato malissimo, è stato ben trattato e poi trasferito. Ma anche questo è importante da dire. Noi dobbiamo saper lavorare, dobbiamo studiare, dobbiamo imparare, dobbiamo saper fare la rianimazione neonatale bene, anche se poi dopo dobbiamo trasferire, perché trasferiamo in sicurezza. Noi siamo molto lontani da Napoli, da dove è la sede dello STEN, cioè del trasporto neonatale, e noi quindi dobbiamo attendere che vengano a prendersi i bimbi da Napoli, i neonati anche da Napoli, quindi dobbiamo saper spendere bene il tempo di attesa. In alcuni casi, in patologie neurologiche eccetera, possiamo iniziare a fare l'ipotermia, che è determinante ai fini della riuscita della rianimazione.